Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Solitamente parliamo unicamente della Juventus, oggi invece vorrei fare un contenuto un po' diverso, dato che siamo al termine del mercato, manca veramente pochissimo e abbiamo la possibilità di avere dei dati importanti. Mi piacerebbe fare una valutazione su tutte quelle che sono state le trattative in Serie A per capire lo stato di forma del campionato italiano. Queste cose possono tornare anche estremamente utili in ambito fantacalcio, infatti da qualche settimana, come sapete, mi sto preparando per quella che sarà la mia asta, sto preparando dei file anche riservati agli abbonati al mio canale Twitch, quindi vi aspetto su Twitch per la prossima live, che dovrebbe essere la live reaction della partita della Juventus di domenica, e in caso di volontà di accedere a questi file basta una sub, e ovviamente con Amazon Prime è anche totalmente gratuita. Quindi sto iniziando a guardare un pochettino quelli che sono stati i movimenti all'interno della Serie A, quelli che sono stati gli acquisti più importanti o comunque gli acquisti da cui si pretende anche qualcosina di più, perché magari è un giovane talento e quindi si vuole investire su quel prospetto lì. È notizia fresca, freschissima, che Gabri Veiga non abbia accettato l'offerta del Napoli, bensì l'offerta dell'ennesima squadra araba che è andata a bussare alla porta di un giocatore. Il problema, ragazzi, secondo me è importante, perché quando un classe 2002, quindi in rampa di lancio con ancora tutta la carriera davanti, piuttosto che andare a giocare nella squadra campione d'Italia in carica, quindi con anche l'accesso alla Champions League, che era disposta a fare un investimento importante per portarlo in un campionato che una volta era importantissimo, oggi è tra i più importanti, perché secondo me c'è una netta divisione, c'è la Premier League davanti a tutti e poi Ligue 1, Liga, Bundesliga e Serie A sono di seconda fascia ormai, tutte insieme sono proiettate all'ombra di quella che è la Premier League. Quindi per me c'è la Premier, che è tra virgolette la Superlega del calcio al momento, Champions League, Premier League, altre leghe, quindi comunque stiamo parlando di un campionato che rimane importante. Un conto è se vai a giocare in Premier, un conto è se vai a giocare in Arabia a quell'età lì. Ribadisco, la squadra campione d'Italia in carica non riesce a tesserare un calciatore perché decide di andare a giocarsi le sue carte di là. È un problema, quello dell'Arabia inizia a essere un problema grosso, e credo che la FIFA debba intervenire in qualche modo, perché le prospettive di avere un calcio europeo sempre meno importanti stanno diventando concrete, e quello che temo da qui a poco è che ci possa essere una vera e propria morte per il calcio così come lo conosciamo, in cui avremo la Saudi League, la Champions League, la Premier League, e per il resto poi la Serie A, le altre leghe che abbiamo citato prima possano diventare importanti quasi come le leghe del Sud America, quindi dove vai a cercare di sopravvivere con delle cessioni a quelle che sono semplicemente le leghe più importanti, più guardate. Perché? Perché sono stati tirati fuori i soldi. Quella di quest'estate, ragazzi, è un vero e proprio attacco al calcio, è stato un attacco vero e proprio. Voglio cercare di fare anche un discorso, che è quello della Superlega. Come ben sapete, io ero a favore di un nuovo movimento, non della Superlega esattamente come era stata pensata, perché secondo me c'erano dei punti da rivedere. Però se i presidenti di Juventus, Milan, Inter, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Chelsea, United, Arsenal, tutte queste squadre, meno male chi mancava, il PSG, il Bayern Monaco e forse le City in realtà mancavano, non mi ricordo, comunque erano due o tre squadre al massimo tra quelle top top importanti conosciute, che non avevano aderito ancora al momento al progetto Superlega. Ma se tutte queste squadre si erano messe d'accordo sulla volontà di riformare il calcio, un motivo ci doveva essere alla base. Io sono veramente convinto che si stia rischiando tanto, e a maggior ragione se vediamo che dentro a questo accordo erano state inserite anche squadre di Premier League, ci fa riflettere, perché non mi sembra che la Premier League abbia particolari problemi. Eppure erano consapevoli che quelli che erano gli introiti derivati dalla Champions League attuale non potevano essere sufficienti per competere a creare un pacchetto come doveva essere invece venduto poi anche al pubblico, perché non dimentichiamoci che alla base c'è questa cosa qui. Cioè, io l'altro giorno ho guardato il secondo tempo della finale di Champions League d'Arabia Saudita, non avrei mai pensato di fare una roba del genere. Eppure c'era Cristiano Ronaldo che inseguiva questo ennesimo traguardo, dall'altra parte c'era Milinkovic-Savic,
diventa anche affascinante, interessante. E vi dico che ho visto una partita brutta. Visto una partita brutta perché c'erano delle squadre che comunque provavano a fare anche un certo tipo di approccio con i terzini che salivano, quindi si spingeva tanto, si vedeva che c'era un'impronta, che si voleva inseguire anche qualcosa di moderno. Poi dall'altra parte vedevi due, tre, quattro giocatori che erano quelli veramente forti, i Ronaldo, i Milinkovic, tutti questi qua, i Malcolm, e dall'altra parte vedevi magari il terzino che si vedeva che invece era completamente distante dai livelli a cui avevi abituati, e quando doveva crossare crossava come me la YouTuber League. Adesso, ovviamente per esagerare. O l'attaccante che è davanti alla porta, se non è quello strappagato che arriva dall'Europa, ti sbaglia il gol a un metro. Cioè, si vedeva proprio la grande differenza. Sembrava di vedere a tratti una partita di Champions League, a tratti una partita di scapoli contro ammogliati. Io sono molto preoccupato da quello che sarà l'andamento, Poi è ovvio che il calcio in Europa non morirà nel vero senso della parola, per quello prima avevo fatto così. Però il discorso è che si rischia di essere sempre meno presenti, sempre meno importanti. E poi io sono dell'idea che se a 20 anni non c'hai l'ambizione di andarti a giocare le tue carte in Europa, in un club campione d'Italia in carica, che può giocare la Champions League, forse è meglio che quei 6 milioni li vai a prendere da un'altra parte. Perché non ti importa la crescita, non ti importa la maturazione, non ti importa quello per cui probabilmente hai iniziato a calciare il pallone da bambino sperando di poter arrivare a quei livelli lì. Ti importa soltanto di metterti via dei soldi. Che attenzione, non sono qui a dire che è una cosa sbagliata, ma un conto è il Benzema, che tra l'altro ha litigato e vedremo cosa succederà, il Ronaldo, questi campioni che sono arrivati ormai al termine della loro carriera importantissima. Infatti quando c'erano le voci su Allegri dicevo: ma come fa Allegri, che ha già allenato per tantissimi anni ad alti livelli, a non accettare quei soldi lì? Allegri non li ha accettati, aveva l'ambizione probabilmente di continuare ancora alla Juventus, voleva vedere cosa poteva fare un ultimo anno alla Juve, probabilmente, non lo so, questa è la lettura che vado a dare. Ma dei giocatori come Milinkovic Savic, che sì, che sono dei 95-96, o Gabri Vega che è un 2002. Adesso voci dell'ultima ora danno anche Salah vicino al trasferimento. C'è andato Fabinho, cioè tantissimi giocatori, ma tantissimi giocatori importantissimi che sono andati lì. Giocatori che erano anche obiettivi di mercato di squadre europee, come poteva essere che sì, o Milinkovic Savic per la Juve, o appunto Gabri Vega per il Napoli. Bisogna fare qualcosa, ragazzi, Bisogna fare qualcosa perché è un problema. Quindi o in Italia ritorniamo a ragionare su quelli che sono gli investimenti. Infatti io vi dico, secondo me la Juventus è la squadra insieme all'Atalanta in questo momento più al sicuro da questo punto di vista. Più al sicuro, perché hanno delle squadre under 23. Ora l'Atalanta inizierà quest'anno, la Juventus è iniziato da anni. Signori, c'è stato dal primo anno di Allegri bis ad oggi. Io lo so che per tanti non sembra, ma c'è stata un'evoluzione allucinante, Ci sono stati dei cambiamenti estremi, perché io ricordo che feci un video in quella stagione lì, intorno a metà stagione mi sa, qui gli dissi: ragazzi, basta dire che Allegri odia i giovani, il problema è che la politica della Juventus non prevede questa cosa. Perché? Avevo fatto un elenco, ero andato a tirarmi fuori tutti i giocatori che erano stati acquistati, che erano stati utilizzati dalla Juventus appartenenti al settore giovanile, e bene o male i giocatori che erano arrivati in prima squadra, contavo Claudio Marchisio, Moise Kean, Sebastian Giovinco e a tratti Paolo De Ceglie. Non c'era stato chissà che cosa. Invece oggi possiamo vantare Fagioli, possiamo vantare Sulé, abbiamo aggregato l'anno scorso Hilding, appunto Sulé, Miretti, quest'anno Huijsen, Yıldız. So che sembrano cose da poco, ma sono cose da tanto, Sono cose da tantissimo queste cose qui. Invece che andare sul mercato a comprare il tuo giocatore tal dei tali, hai un giocatore che si è messo in luce nelle tue giovanili, decidi di avere coraggio di aggregarlo alla prima squadra. Se non c'è il giocatore che lo sostituisce, c'è lui. Anche il fatto quest'anno che ritorni Nicolussi Caviglia dopo un giro di prestiti e di infortuni vuol dire tanto, signori. È sottovalutato questo giocatore qua, ma in pre-season ha fatto una pre-season spettacolare. Secondo me troverà il suo spazio in Nicolussi Caviglia quest'anno. Secondo me troverà il suo spazio. Poi, secondo me Miretti e Sulé hanno bisogno di un giro di prestito per crescere, perché quest'anno la Juventus ci saranno pochissimi minuti a disposizione. Piuttosto che tenerli lì a marcire, a guardare le partite, li mando a giocare. Però se ti presenti in asta di partenza con Fagioli, Kean, Nicolussi, Yıldız, Huijsen e Hilding appartenenti al tuo settore giovanile e che fanno parte della prima squadra, insomma è una gran vittoria per quello che è il momento,
il momento ti impone di fare queste cose qui. Vi dicevo, ho fatto un'analisi in Serie A, escludendo i riscatti, perché quest'anno la Serie A ha vissuto di riscatti, quest'anno in Serie A tutte le squadre che hanno speso per riscattare dei giocatori, esclusi i riscatti ed escluso Frattesi perché è un prestito, quindi non impatta direttamente subito sul bilancio, le due operazioni più importanti di trasferimento interno in Serie A sono state Parisi e Bellanova dal Cagliari al Torino, 7 milioni di euro. Queste sono state escluse i prestiti, i riscatti dei prestiti passati, ed escluso Frattesi perché è un prestito e che quindi verrà riscattato successivamente. Queste sono le due operazioni più grandi compiute internamente alla Serie A. Vi voglio dare degli altri dati. Le tre squadre che in Serie A hanno incassato di più dalle cessioni sono l'Atalanta, che ha incassato 155,5 milioni di euro, l'Inter, che ha incassato 130,25 milioni di euro, e il Sassuolo, che ha incassato 102,72 milioni di euro. Le tre squadre che invece hanno speso di più sono stati Milan, 112,5 milioni di euro, Juventus, 79,60 milioni di euro, e Napoli, 67 milioni di euro. Ovviamente nei conteggi vengono considerati anche i riscatti di cui vi parlavo prima. Infatti la Juventus, escludendo i riscatti, ha speso davvero pochissimo, però come vi dicevo in Serie A è stato speso soltanto per quella roba lì. Invece in Serie A le tre squadre che hanno il miglior bilancio in attivo, ovviamente dopo aver sottratto le spese alle entrate, sono l'Inter con 97 milioni di euro, l'Atalanta con 89,5 milioni di euro e la Roma con 69,5 milioni di euro. In Serie A quindi sono state effettuate 449 cessioni per un totale di 947.892.500 euro dal punto di vista degli introiti e 194 acquisti per un totale di 747.810.000 euro di spese. Il bilancio è quindi in attivo per 200 milioni circa. Tutti questi dati sono stati presi da Transfer Market, perché ovviamente è stato molto più comodo attingere direttamente a una tabella che viene aggiornata costantemente. Che cosa vuol dire? Che in Italia le squadre non comprano dalle italiane, non lo fanno, perché le italiane devono vendere a un prezzo alto, perché sennò non sopravvivono, e quindi se devo vendere a un prezzo alto non vado ad acquistare all'interno del paese, vado a vendere al di fuori a leghe come appunto la Premier League o la Saudi League, che sono in grado di darmi dei soldi per i calciatori. Mi viene in mente l'esempio del Milan per Tonali. Il Milan ha speso tanto, ha fatto una macrocessione che è quella di Tonali e poi ci ha messo fuori del suo, perché era anni che comunque il Milan non investiva, non spendeva in Serie A. Mi viene in mente Demiral che va dall'Atalanta in Arabia per una ventina di milioni di euro. Ci sono tantissimi esempi di questa cosa. Brozovic stesso che va a giocare sempre in Arabia per 18 milioni di euro. Quindi tanti trasferimenti a quei campionati lì ci sono, tanti trasferimenti interni non ci sono. Quindi, riassumendo, l'Italia vende all'estero e compra dall'estero, perché comprare in Italia costa di più, e le squadre come la Juventus iniziano a inserire all'interno della prima squadra i ragazzi del settore giovanile, perché se no non ci si salta fuori. Ieri ho fatto un video in cui vi dicevo, insomma, ci saranno altre 3-4 cessioni. Io li ho letti i commenti, li leggo sempre. Un sacco di persone che mi dicevano: sì, cessioni, ok, ma gli acquisti? Come fai? Cioè, noi siamo in un momento storico di difficoltà a livello del calcio in Europa, e la Lega di Serie A ve l'ho dimostrato: ha venduto 449 giocatori, ne ha comprati 194 e li ha dovuti vendere sempre solo all'estero. Le squadre che sono qualificate alla Champions fanno fatica ad acquistare. Il Napoli, campione d'Italia in carica, secondo me ha fatto il miglior mercato possibile, perché ha trattenuto i giocatori chiave. Il miglior mercato possibile oggi per la squadra campione d'Italia, l'avevo detto inizio mercato, era trattenere Osimhen, trattenere tutti quei giocatori importanti, Anguissa, Kvaratskhelia, l'ha fatto, ha venduto Kim. Ed è allucinante parlare di mercato perfetto per la squadra campione d'Italia perché non ha venduto, ma questo è. E se punta un talento lo vanno a prendere in Arabia Saudita. L'Inter, che è la squadra finalista di Champions, ha dovuto vendere e sta facendo una fatica. Vedete tutte le trattative dell'Inter che saltano all'ultimo perché ci sono dei problemi economici, ma lo sapevamo che l'Inter avesse dei problemi economici, ma è la squadra che è arrivata in finale di Champions e ha dovuto soltanto vendere, soltanto coprire. E l'acquisto più importante, che è Frattesi, lo va a prendere in prestito, inserendo un ragazzo all'interno della trattativa per cercare di abbassare il prezzo. Se a voi questi non sembrano campanelli d'allarme
per lo stato attuale del calcio in Europa e in Italia non so cosa dirvi. Poi che la Juventus, che è in questa situazione difficile, non ha la qualificazione alla Champions, che comunque aveva ottenuto sul campo, gli è stata tolta. Quindi gli sono stati tolti quei soldi che comunque arrivano, sono un centinaio di milioni circa, e ha dovuto vendere per andare a prendere quei soldi lì. E comunque trattiene Chiesa, Bremer e Vlahovic, poi aspettiamo la fine del mercato, ma sembra andare in questa direzione qua. Io lo so che fa male sentirselo dire, perché il tifoso della Juventus è abituato a spendo 90 milioni per De Ligt, spendo 90 milioni per Higuain, spendo 100 milioni per Ronaldo. Siamo stati abituati fino a poco tempo fa, 90 milioni per Vlahovic, a questa roba qui. Ma ad oggi, per la situazione che aveva la Juve, questo è il mercato migliore possibile per la Juventus. Altro che se vendiamo altri non compriamo nessuno. Ma se ne vendiamo altri due o tre, forse ne compriamo uno e ne aggreghiamo dall'Under 23 un altro, magari aggreghiamo Nonge a 100% come centrocampista, perché in Italia non ci sono soldi. E vi ricordo, vi ribadisco, che la fortuna più grande della Juventus è aver iniziato questo progetto Under 23 prima di quegli altri. Ora l'Atalanta, che è una delle squadre che ha venduto di più, che ha guadagnato, anzi quella che ha venduto di più, 155 milioni di euro e mezzo, e ha iniziato anche il progetto Next Gen, e che negli anni ha raggiunto qualificazioni europee come Europa League e come Champions League, l'Atalanta diventa il modello da seguire in Italia, eh? Ricordatevelo, con l'Under 23, perché l'Atalanta non ha necessità di arrivare in Champions, ha la volontà di formarsi i propri talenti e poi di rivenderli, ma mantenendo alto il livello di competitività e quindi la qualificazione alla Champions. Perché l'Atalanta non è una squadra che ha l'obbligo di vincere lo scudetto, non ha mai vinto, non ce l'ha una storia a quel punto di vista, anzi l'Atalanta è sempre stata una squadra che lotta per salvarsi. L'Atalanta diventerà il modello da seguire, il Sassuolo diventerà il modello da seguire, perché una squadra come il Sassuolo di provincia, che non era mai stata in Serie A, fa una promozione in Serie A, poi non si schioda per 12 anni e fa delle cessioni per 100 milioni di euro, come fa a non essere un modello da seguire in questo momento storico del calcio in Italia e in Europa? Oggi i modelli da seguire sono le squadre di provincia. Perché? Perché il livello della Lega si è abbassato. Ora io vi faccio anche un'ultima riflessione finale, poi lascio stare perché ne ho già dette tante, ma sono concetti che tirerò fuori anche quando andrò a stilare quella che secondo me è la classifica di Serie A. Ma le squadre in Serie A, ma chi c'è più forte dal punto di vista dei nomi dall'anno scorso a quest'anno? Chi c'è? Ditemelo. Ditemi chi c'è. Perché la Juve dal punto di vista dei nomi ha già perso, l'abbiamo già detto mille volte. Poi magari è più forte perché quelli che sono arrivati sono più adatti, più freschi, però c'è da metterci le mani, c'è da lavorare, c'è da faticare. Sono due concetti differenti. Il Napoli comunque ha venduto Kim, che non mi sembrava proprio scarso. Ha preso Nathan, vediamo come sarà. Vediamo se il Napoli riuscirà a mantenere tutti, però ha anche cambiato allenatore, quindi insomma questa è un'incognita. L'Inter vende Dzeko, Lukaku, Brozovic, Onana, Gossens, Handanovic. Cioè, l'Inter comunque dei nomi ne ha persi, dei nomi importanti, quindi poi vediamo se alla fine sarà più forte, più debole, che secondo me oggi l'Inter è più debole rispetto a come era prima. Poi l'Inter si è mossa molto bene per quelli che erano i limiti finanziari che aveva, e l'Inter ha più che altro venduto, guadagnato, l'abbiamo visto, la seconda squadra in Serie A per incassi senza spendere chissà che cosa, quindi ha fatto dei movimenti molto intelligenti, siccome è l'Inter, per quella che era la situazione. Il Milan ha venduto Tonali, che era un perno portante, e si è rifatto la squadra, e ora bisogna vedere, ha fatto una squadra molto interessante il Milan, molto interessante, non so se sul breve, quindi da subito, se avrà bisogno di lavorarci per farla arrivare tra un paio d'anni, perché mi sembra più un progetto biennale quello del Milan. Li acquisto oggi e poi vediamo come vanno sul lungo. La Roma non si è mossa praticamente, ha fatto due acquisti in croce, Paredes e Renato Sanchez e Aouar, ha comprato tre centrocampisti, sì, d'accordo, sta cercando di prendere l'attaccante, l'Atalanta non gli molla Duvan Zapata, sono lì con le braghe abbassate. La Lazio ha venduto Milinkovic-Savic, ha preso un paio di giocatori interessanti, siamo d'accordo, però Milinkovic-Savic mi sembra spostare. Io guardo quelle che erano le stelle, no? Della scorsa Serie A, i giocatori che... quelli da copertina.
sono rimasti Osimhen, Lautaro, Vlahovic, Leao, Kvaratskhelia, certo, però sono partiti Milinkovic, Tonali, Kim, Lukaku. Sono nomi copertina anche quelli, eh? E ribadisco, la Serie A ad oggi quale priorità? Vendere. Poi, per sistemare la rosa, o si fa con quello che c'è, o si aggregano dei ragazzi delle giovanili. Quindi qual è oggi la cosa più importante in assoluto? Ricominciare a lavorare sulle giovanili come Dio comanda. Perché i ragazzi delle giovanili sono sempre più destinati a entrare nelle prime squadre della Serie A. Perché se salta questo passaggio, salta il banco. Perché? Perché non abbiamo più soldi. Non abbiamo più soldi da investire. Quando si fa un investimento bisogna pensarci non una, non due, non tre, ma 10 volte. Per quello vi dico, Berardi 30 milioni, no grazie. Lukaku 40 milioni, no grazie. Se dobbiamo prendere Amrabat, al massimo ne do 20, se no, no grazie. Perché oggi bisogna dosarli gli investimenti, dosarli. Ma non ve lo sto mica dicendo io, eh. Basta guardare i dati. E i dati sono raccapriccianti. Perché in Serie A si vende e non si compra. Ciao ragazzi, un abbraccio. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.